Ma ciao a tutti, torniamo anche oggi ad un nuovo Se non l'avessero filmato nessuno ci avrebbe creduto. O se non l'avessero creduto nessuno ci avrebbe filmato, non lo so, quello che vi pare. A volte succedono situazioni incredibili che vi faranno dire almeno una volta wow, pazzesco. Se quindi siete già passati dal canale Telegram di Sconti Ufficiale iscrivendovi perché anche voi non volete più pagare cifre assurde nei negozi come se foste schiavi del 1500 a.C. e siete sedurayati, mi raccomando cominciate questa classifica. E rimanete fino alla numero 1. Partiamo! Numero 10. Adoro gli animali, sono così animaleschi, così animalosi, e poi su un bel piatto... No, no, scherzo, non focalizziamoci troppo sugli animali, ma su quello che succede quando andiamo vicini ad alcune specie abbastanza pericolose. Come in questo caso. L'orso voleva solo un piccolo momento di privacy, e invece no. Queste persone volevano osservarlo, forse deriderlo, perché è un orso? No dai, non credo. Ma comunque seguirlo non è stata la migliore delle idee. E guardate un po' che è successo. Ha davvero provato ad aprire la portiera, così la prossima volta ci penserà due volte prima di scattare foto senza consenso quell'uomo. La privacy è importante, eh? Magari voleva solo chiedere gentilmente di lasciarlo stare. Numero 9. E continuiamo con gli animali, questa volta parliamo dello squalo balena. Che nome spaventoso, vero? Squalo più balena dovrebbe fare tipo un cocktail micidiale da macchina da guerra, ma non è proprio così. Nonostante le loro dimensioni, i loro denti e il fatto che siano più squali che balene, questi bestioni non torcerebbero un solo capello agli esseri umani, anzi sono amichevoli ed è facile anche farsi dei video con loro per immortalare i momenti. Beh, c'è anche da dire che vanno a 4 km orari massimi di velocità, quindi nel caso si potrebbe tranquillamente scappare in nave e continuare a filmare se volesse davvero far male qualcuno. Ma negli anni mai una volta è stato documentato un attacco da parte di uno squalo balena? Mi dispiace, non possono essere tenuti come animali domestici. Numero 8. Ma ora basta parlare di animali, passiamo agli esseri umani. Sapete una cosa? Una volta ero bravo a scuola con la mia media dei 6-7. Poi a lavoro con la media di errori di produzione soltanto ogni due giorni, ed ero bravo anche con la mia ragazza. Finché non sono arrivati i cinesi. Che siate i migliori in Occidente non conta. Ci sarà sempre un cinese che saprà fare meglio di te le verifiche a scuola o i lavori in azienda. O la tua ragazza... aspetta, la mia ragazza no, eh. Ma non siamo qua a parlare di questo, bensì di alcuni bambini davvero molto ma molto svegli. Che in Cina sono riusciti a fare un gigantesco salto alla corda diventato famoso un mesetto fa su YouTube. Guardare per credere. Pazzesco, ma vi immaginate se si incastrava a metà? Io manco riuscivo a fare degli Scooby-Doo, figuriamoci far girare una corda in sincrono con altri 50 della mia età. Numero 7. A volte le amicizie tra animali e esseri umani raggiungono livelli assurdi. C'è chi si trova meglio con un cane che con un essere umano, chi con un gatto piuttosto che un essere umano, chi con un coccodrillo piuttosto che un essere umano. Wow, ma nessuno vuole essere amico di un essere umano di questi tempi. Beh, non è questo l'importante, ma il fatto che l'ultimo tipo di amicizia che ho detto avrebbe dovuto lasciarvi sorpresi. Siete sorpresi, vero? Perché io quando l'ho scoperto ho detto tipo cosa? Esisteva anni fa un coccodrillo chiamato Pocio, salvato da un uomo soprannominato Cito. Non sto a dirvi il nome completo perché come ormai avrete capito con le pronunce faccio veramente schifo. Comunque sia, Cito aveva trovato Pocio sofferente vicino a un lago e lo aveva portato a casa per guarirlo. Da allora i due sono stati migliori amici fino al 12 ottobre 2011, quando per cause naturali il coccodrillo era morto. La cosa interessante è il fatto che questo è stato il primo animale al mondo ad aver avuto un funerale umano, con perfino alcune persone invitate. Davvero bellissimo. E noi continuiamo. Numero 6. Avete presente quando vi allenate tutta una vita in uno sport o un gioco, poi arriva uno che manco ha mai fatto quella cosa e riesce a farla meglio? Sì, dai, di solito è la classica botta di culo e alcuni vanno anche oltre ciò, però. La loro botta di culo è suprema, qualcosa che nemmeno il sommo Kaioshin può aver mai visto, come in questo caso. Il ragazzo è riuscito a fare canestro, tutta fortuna, o era previsto? Fatemelo sapere nei commenti perché sennò non ci dormo la notte. Numero 5. Come detto prima, c'è chi ama i gatti, i cani, i canarini, oh, quelli sono così piccoli e carini. Ma ci sono altri a cui piace pensare in grande, tipo una donna che ha adottato non una e mezza, non una e due quarti, ma ben due tigri.
interi, vaccinati e completamente docili. Lei è Janice Haley, proveniente da Orlando in Florida. Un giorno si era stufata del suo solito lavoro da ufficio e si è licenziata andando a lavorare con animali esotici. Non ho ben capito che tipo di lavoro fosse, ma le ha permesso di far crescere due tigri bellissimi del Bengala. Una bianca e una dal colorito normale, e li ha cresciuti così bene che adorano anche farsi coccolare da altri umani. Sono come animali domestici. Beh, un po' più grossi, fieri e dispendiosi, visto che il cibo per mantenerli deve essere tanto, e tanto cibo vuol dire tanto denaro. Numero 4. Ok, adesso osservate attentamente questo video. Lo state ancora osservando? Continuate. Notate nulla di strano? Sembra addirittura un'immagine, dite. Beh, in realtà è olio che cola. Cioè, non credevo potesse sembrare un'immagine ferma quando veniva colato. Numero 3. Di recente il mondo sta cercando di adattarsi alla tecnologia e ai nuovi modi di vedere le cose in TV e semplificare tutto ciò alle persone. Nello sport, per esempio, dove in un incontro di Taekwondo sono state inserite delle barre per la vita ai lottatori. Cioè, non nel senso che glieli hanno ficcati dentro, che cosa orribile. No, gli spettatori dagli spalti potevano vedere su un grande schermo una barra vitale stile Tekken sopra la testa dei lottatori. Tutto ciò sembra per rendere più comprensibile lo scontro, per capire chi era in vantaggio e chi no. Ma chissà se hanno messo anche gli stadi di colore, sapete, no? Prima verde, poi giallo, poi rosso, e poi finalmente cade a terra e siete felici. Numero 2. Ma quanto siete fortunati da 1 a 10? Io tipo meno 1, ma vabbè, questa è un'altra storia. Alcuni hanno una fortuna davvero fortunosa, come questo giocatore. Qualcuno ha fatto cadere il bastone da hockey e lui con un gesto menefreghista ma allo stesso tempo elegante l'ha raccolto subito, facendolo andare per puro caso e pura fortuna nelle mani del suo compagno di squadra. Cioè, quante probabilità c'erano? E prima di concludere parliamo di questa immagine. Questa immagine, foto, quello che volete, è palesemente fake. Quindi mettetevi l'anima in pace, nessuno ha mai spostato uno squalo in quel modo incredibile. Numero 1. Ed eccoci alla numero 1 della classifica, l'incredibile posizione più attesa dal mondo intero. No, non è vero, ma andiamo avanti. Avete mai visto i film dove i ladri vengono colti con le mani nel sacco? A volte succedono situazioni esileranti, a volte invece tristi e altre volte difficili, ma sembra che il detective di turno o il semplice poliziotto riescano in qualche modo a beccare sempre chi ruba. Ma nella realtà le cose sono un po' più noiose, raramente si vedono scene da film del genere, giusto? Beh, non in questo caso. In uno stabilimento di Costco, cioè una grande catena americana di ipermercati all'ingrosso, un dipendente aveva notato delle persone molto sospette, che dopo circa un'ora di spesa stavano uscendo dalla porta antincendio piuttosto che dalla cassa. Ovviamente erano ladri, ma non voleva mettersi nei guai, quindi ha chiamato la polizia a questo dipendente che dopo soli 10 minuti aveva capito chi erano e bloccato tutte le uscite senza fare troppo rumore. E li hanno catturati mentre uscivano pensando di essere in salvo. Questi tizi a quanto pare erano famosi per aver rapinato altri negozi durante la settimana e non essere mai stati presi. Beh, fino a quel giorno. Con questo concludiamo. Che dire, il mondo è grande e succedono tante ma tante cose. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e se siete nuovi non dimenticatevi di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche per sapere sempre qualcosa di nuovo e alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.